Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'alba. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nel dolore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose non siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio. Prese cinque pani e due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Ormai abbiamo lasciato i Vangeli con le parabole, ricordate la scorsa settimana, queste bellissime parabole di Gesù che volevano darci un insegnamento per la vita quotidiana. Abbiamo visto i terreni sassosi, dove la parola di Dio, che è il buon seme di Dio, viene seminata, ma non è tanto il terreno sassoso, ma il nostro cuore, il luogo dove far fruttificare la parola di Dio. Poi vi ricordate il grande Vangelo che ci presentava attraverso il fuoco della parabola la convivenza del bene e del male, del grano e della zanzara, e lì sempre riferimento al nostro cuore. E domenica scorsa c'era quella parabola del tesoro prezioso, della pesca preziosa e della pesca numerosa. E anche lì riguardava la nostra vita. Abbiamo veramente trovato Gesù come se fosse il tesoro prezioso, la perla preziosa per la nostra vita. E oggi troviamo questo miracolo, la moltiplicazione di questi pani e di questi pesci. E noi sappiamo che nei Vangeli, quando troviamo questi episodi miracolosi, la moltiplicazione di pani e di pesci, fa riferimento a che cosa? All'Eucaristia. Quando noi nei Vangeli sentiamo questi episodi, già ci vogliono anticipare al grande segno del Giovedì Santo, quando Gesù istituisce l'Eucaristia. Ma non solo, quando ci sono questi episodi, già vengono preannunciati che cosa? I segni messianici, il banchetto del cielo, il banchetto della vita eterna. Abbiamo sentito questo brano, Gesù. Sembra che voglia ritirarsi un po' di spalle per riposare un attimino. Sicuramente per immaginare l'età di Gesù tra predicazione, camminare, guarire, fare tutte queste cose, anche se era giù, sentiva la necessità umana del riposo. E appena la gente vedono che si sta ritirando, lo uccidono e lo trovano. E Gesù cosa dice? Vedi questa grande forma, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Compassione. Se noi ascoltiamo, pronunciamo questa parola con una lingua italiana, perdiamo il significato profondo, ma se vogliamo vederla con il termine greco con cui sono stati scritti i Vangeli, può significare qualcosa di molto più grande, compassione, cioè qualcosa che prende dentro dalle viscere, qualcosa che ti mette a disagio perché tu vuoi fare qualcosa per gli altri. E le persone, erano così disperate, erano affannate per questo punto. Leggendo sul brano Vangelo, mi viene in mente, chissà, se Gesù fosse qua presente al giorno d'oggi, cioè, compassione ha Gesù per il mondo intero, per l'altro. Ogni giorno rimaniamo così, amareggiati, delusi, paurosi, con tutto quello che ogni giorno ci viene proposto, ci viene fatto vedere attraverso i mezzi di televisivi, con il telegiornale. Guardate che scenario, che sta bene di dire. Chissà che compassione ha Dio per ciascuno di noi, ma per l'umanità, e non riusciamo a venire fuori. Anzi, ogni giorno sembra che questa situazione a livello mondiale si aggravi sempre più. E sta portando una forma di sfiducia verso il futuro, una sfiducia nei confronti della vita di tutti i giorni. Diventiamo tristi, siamo spaesati, siamo delusi, siamo amareggiati, abbiamo perso il senso della vita. Stiamo perdendo il senso della vita.
ci devono dare la forza e il coraggio di dire al Signore, di dire al Signore. Non dobbiamo entrare in quella mentalità che ormai è diffusa dal pessimismo, dalla critica, dal battutare sempre, ma alla fine dobbiamo essere noi i protagonisti della nostra vita e del mondo intero. Sì. Non dobbiamo aspettarci che siano chi in quel momento detiene il potere in una nazione o che dentro in qualche organizzazione mondiale, siamo voi che possiamo fare molto di più di loro. E abbiamo gli strumenti e i mezzi per farlo. E qual è il nostro strumento? Qual è il nostro mezzo? Noi abbiamo una cosa che questi potenti del mondo non hanno, abbiamo la fede, abbiamo la preghiera, abbiamo Dio, abbiamo Gesù. Questa è la nostra forza, questo è il nostro coraggio. E allora di fronte a tutto quello che noi sentiamo, noi dobbiamo reagire con la preghiera. E se vi siete accorti, tutte le domeniche, in parte dopo il discorso dell'angelo, sono chiedi di pregare. Voi avete letto queste bellissime pagine della vita dei santi, dei
Ma qual era il loro tesoro prezioso? Loro tan prezioso? Stare il più possibile davanti a Gesù Cristo, adorare. E lì hanno capito il senso della loro vita. I santi hanno fatto questo, hanno capito l'importanza dell'Eucaristia, della messa domenicale, che è la Pasqua della settimana, ma soprattutto il silenzio davanti al Padre, che è un dialogo silenzioso con cui noi abbiamo troppo parole, fiumi di parole, no? Gesù conosce già quello che abbiamo bisogno. Vuole semplicemente che noi siamo lì, che lo adoriamo, e nel momento in cui noi adoriamo Gesù, l'Eucaristia già lo adoriamo. E lui ci dona di grazia e di benedizione, ci dà quella capacità di affrontare le cose più difficili della vita. Andate a vedere la vita dei santi e dei beati. Addirittura ci sono stati dei santi e dei beati, tra quelli più conosciuti vicino a noi, San Padre Pio, San Pietro la Città. Sapete che Padre Pio mangiava pochissimo, non dava proprio niente, faceva forse una forchettata di quello che diceva il suo fratello. Ma lui viveva solamente l'Eucaristia, quello che lui riceveva quando celebrava la messa. Sono andati a vedere nel passato altri santi, hanno vissuto 70, 80 anni, 90 anni, nutrendosi solamente dell'ostia piccolina che ricevevano adesso. Vedete? E la scienza, la medicina, non sapeva spiegare questi fenomeni. Non soffriva nessuna malattia, nessuna arma, non aveva intenzione di niente. Vedete? Di grande miracolo. Sarebbe bello, di scoprire la nostra fede, la bellezza del nostro fede, che è il nostro tesoro prezioso, che nulla potrà mai portarci di nessuno. Ho sentito nella seconda lettura, bellissima questa pagina di San Paolo ai Romani. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amato, Gesù Cristo. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, Salvatore nostro. Vedete? Queste parole, questi versetti, devono essere imparati da noi. E di fronte a queste parole di San Paolo, scopriamo il senso della nostra vita. E scopriamo che niente ci potrà mai separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù, Salvatore nostro. Thank you.
nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità della vita, perché questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua infinita misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e santi, cantiamo la sola voce, l'inno della tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede sui discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
santi che noi tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, possiamo dire. Amen. Thank you.
Grazie.